Buonasera dal TG6, in apertura il fenomeno del caporalato. Quattro ragazzi pakistani sfruttati, malmenati e malpagati. La storia arriva dalla provincia di Pescara ed è la CGIL a portarla come esempio per richiamare l'attenzione sul lavoro nero e la necessità di ampliare la sfera dei cittadini e dei lavoratori. Il servizio di Alfredo Primante. Il caporale, lo sfruttamento, il sottosalario, le minacce, le botte in qualche caso, si dimettono perché non ci sono più le condizioni per lavorare, perdono anche il diritto alla disoccupazione perché purtroppo l'INPS al momento, ovviamente stiamo presentando ricorso, disconosce anche il diritto alla disoccupazione. Quindi immaginate qual è la situazione di questi ragazzi. Una storia di caporalato, di quotidiano sfruttamento, che in questo caso riguarda un'azienda di trasformazione della carne della provincia di Pescara, sotto indagine della magistratura e con precedenti dello stesso tipo, e quattro ragazzi pakistani immigrati con regolare permesso di soggiorno. I lavoratori, stanchi dei soprusi, si sono rivolti alla CGIL per denunciare la loro storia, che purtroppo, dice il sindacato, non è un fatto isolato ma parte di un fenomeno crescente. I ragazzi, per motivi di sicurezza e per paura di ritorsione, non possono parlare né essere ripresi. A raccontare la loro storia però è Luca Undifero della Fly CGIL di Pescara. Sono dei ragazzi che lavorano, che hanno lavorato nell'industria alimentare, che sono stati reclutati da un caporale che ha trattenuto loro il primo stipendio nel momento in cui hanno cominciato a lavorare, che ovviamente hanno subito durante il lavoro, che è durato circa un anno, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, il ricatto continuo e costante sul posto di lavoro, dove sono stati assunti con contratti di 24 ore, di 20 ore settimanali, dove sono stati pagati mediamente 450, 500, 600 euro quando va bene, dove sostanzialmente sono stati costretti a lavorare quasi ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 8 la sera. Un mezzo per cercare di contrastare il fenomeno del caporalato c'è ed è una proposta di legge che giace da anni nel fondo di un cassetto della Commissione regionale competente e che la CGIL chiede di riportare all'ordine del giorno. In questa legge ci sono delle regole importanti per il settore, quindi per la categoria. E tra questi cioè, è prevista una regola che è quella degli indici di congruità, con i quali si può verificare quanto prodotto viene fuori, quanto fatturato e quanti sono i lavoratori naturalmente impiegati nella produzione delle attività agricole. E il nostro intento è proprio di aprire una grande campagna che rimetta al centro i diritti delle persone che lavorano in questi settori, perché quando parliamo di lavoro nero parliamo di sfruttamento, parliamo di subappalti, parliamo anche di lavoro minorile. Ora passiamo alla cronaca, una disgrazia a Villa Sant'Angelo, il piccolo comune montano della provincia dell'Aquila, dove oggi verso le 14 è esploso il gas fuoriuscito da una bombola, uccidendo Remo Nardis, 82 anni, padre del sindaco Domenico. Gravemente ferita la moglie, madre del sindaco Isabella, trasferita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per gravi ustioni. Gravemente danneggiata l'abitazione, il primo a soccorrere la vittima è stato proprio il figlio, che ha anche chiamato i soccorsi, e purtroppo per il povero genitore non c'è stato più nulla da fare. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri, che sono ancora sul posto, che sono stati a lungo sul posto per accertare le cause della tragica esplosione. Da brividi è stato il racconto del testimone. Continuiamo ancora con la cronaca. Un incidente agricolo mortale stamane poco prima delle 9 in contrada Santa Cecilia, Francavilla al Mare. Fabio Nicola De Marco, 36 anni, dipendente di una ditta di trasporti, è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava guidando e che si è improvvisamente ribaltato. A nulla è valso il soccorso dei medici del 118 di Chieti, intervenuti anche con un'eliambulanza, che allora arrivano solo potuto constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Francavilla al Mare. Cambiamo discorso. L'ambasciatore del Marocco in Italia è stato ospitato nella sede della Camera di Commercio di Pescara per illustrare le opportunità commerciali per le aziende abruzzesi che intendono investire nel paese nordafricano. Il servizio.
Primo requisito fondamentale è la sicurezza. Il Marocco da questo punto di vista offre buone garanzie rispetto ad un'area nordafricana oggi più che mai calda per l'emergenza migranti che coinvolge tutto il Mediterraneo e l'Europa. L'ambasciatore del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, ha incontrato gli imprenditori abruzzesi e pescaresi nella sede della Camera di Commercio di Pescara, accompagnato dal senatore Antonio Razzi e dal presidente dell'ente camerale di Chieti e Pescara, Daniele Becci. L'obiettivo è quello di aprire la strada a nuove opportunità commerciali tra il paese nordafricano e l'Abruzzo. Sono qui per avviare un processo, direi quasi storico, e mi auguro che fra poco una bella delegazione dell'Abruzzo sia nel mio paese per approfittare di ciò che ormai la virtù del Mediterraneo, ma al di là di questo le possibilità offerte dall'Africa, ma non solo. Quanto sta accadendo con i migranti, con l'Europa, questa tensione che c'è con l'Unione Europea può influire sui rapporti commerciali e come? Direi che no, per il Marocco è una situazione diversa nel suo sforzo fenomenale per controllare i flussi nella zona ovest, e questo è noto, però in Italia devo cogliere questa opportunità per rendere un omaggio sentito sia alla Marina italiana ma anche alla Guardia Costiera per questo lavoro eccezionale che state facendo, meglio che quello che l'Europa sta facendo. L'Italia è all'avanguardia dell'umanità e dell'umanismo, e questo non è strano per un paese che da millenari ha una tradizione di apertura e di accoglienza. E io, come cittadino del Mediterraneo, mi sento orgoglioso di essere qui in Italia, in questo paese che ha saputo gestire questo al di là di tutte le considerazioni, mettendo la vita umana sopra qualsiasi visione burocratica, eccetera. È stato annullato lo sciopero proclamato per la giornata di oggi dalle sigle sindacali dei trasporti. A far cambiare idea, CGIL, CISL e UIL, il lungo incontro avvenuto ieri pomeriggio con la Regione Abruzzo e la società di trasporto Unica Tua. Vediamo. Pace fatta con i sindacati, c'è stato un incontro ieri, ritirato lo sciopero previsto per oggi e anche quello per giugno. L'accordo si è basato su cosa? Ma sui fatti che l'azienda ha portato e sui fatti che la regione è riuscita a portare, non ultima la legge sui servizi minimi. Ritenevo allora, continuo a ritenere oggi, che non c'erano le condizioni per lo sciopero, l'ho sempre detto, era una chiara forzatura, però ha aiutato ulteriormente a confrontarci e a trovare la soluzione. Oggi, dopo un anno, noi celebriamo un'azienda che si è fatta, che realizza economie, che ha salvato posti di lavoro, che comincia a comprare nuovi autobus. Insomma, dopo un anno alla nascita di Tua possiamo festeggiare. Se avessimo sentito profeti di sventura, oggi saremmo con le società fallite. A un anno dalla nascita di Tua, in realtà si scopre che i tagli fatti dalla regione hanno prodotto un tesoretto. Questo tesoretto porterà anche all'arrivo di nuovi mezzi, pace fatta con i sindacati, i servizi verranno garantiti nonostante tutto. Hanno portato a un recupero di economicità nella gestione, a un recupero di efficienza. Questo ci ha consentito di chiudere definitivamente il capitolo del risanamento e di aprire il capitolo dello sviluppo. Sviluppo significa nuovi autobus, significa potenziare la rete delle officine, significa tornare a crescere. E siamo soddisfatti perché con l'azienda si è riaperto un colloquio costruttivo, soprattutto abbiamo risolto delle questioni che stavamo sollecitando da tempo, ad esempio il riconoscimento del premio di risultato, ma soprattutto l'indizione di una serie di riunioni per definire il piano industriale aziendale. Qual è il risultato più importante dell'incontro di ieri? Ci sono vari punti, noi chiediamo un'accelerazione sulle razionalizzazioni e sugli efficientamenti perché ci sono degli sprechi e quindi noi li dobbiamo eliminare prima di toccare la tasca dei lavoratori. La CGIL in realtà due scioperi aveva proclamato, ritira anche quello del 10 giugno, l'incontro di ieri ha portato delle buone notizie. Sì, dall'incontro di ieri sono scaturite delle buone notizie che attengono ad esempio le risposte occupazionali, quindi noi abbiamo avuto garanzie rispetto alla necessità di inserire nuovo personale di manutenzione per risolvere i problemi che riguardano appunto il materiale rotabile. E si è svolto a Chieti questa mattina il convegno nazionale organizzato dal Corecom Abruzzo sul cyberspazio e tutti i pericoli che corrono sulla rete. Vediamo.
La conoscenza e soprattutto le informazioni viaggiano sempre più attraverso la rete internet, il cosiddetto cyberspazio, un territorio immenso e spesso sconosciuto che pone problematiche di difficile soluzione ed in continua evoluzione. A Chieti, nel Teatro Marucino, questa mattina giornalisti, avvocati, esperti e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per partecipare al Security Day 2016, un appuntamento di riferimento a livello nazionale sul tema del cyberspazio e della sicurezza organizzato dal Corecom Abruzzo. Oggi il potere dell'informazione è fondamentale nella vita di tutti i cittadini, soprattutto dei minori che ci stanno particolarmente a cuore, e per questa ragione abbiamo voluto dare un profilo seminariale a questo appuntamento di oggi, perché sempre più riteniamo che la comunicazione non significhi soltanto informare i cittadini, ma significa sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, velocità e anche sicurezza. E noi abbiamo aperto questo sportello sulla web Reputation, che ci sta dando soddisfazione perché abbiamo molte segnalazioni. La finalità è stata quella di diffondere una conoscenza ad ampio spettro rispetto al corretto utilizzo degli strumenti della Information Technology e alla comprensione dello stato dell'arte della sicurezza informatica. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, vediamo come nella vita di relazione, nel rapporto con le istituzioni, nell'economia, nei servizi, persino nella fruizione del prodotto televisivo, sempre di più la rete, la dimensione online siano centrali. Ora, questo può essere un'opportunità, ma ovviamente bisogna evitare che diventi un rischio. Il modo per farlo è garantire la sicurezza della privacy, la sicurezza dei dati, la sicurezza contro gli attacchi. Occorre individuare un nuovo equilibrio, una nuova capacità di coniugazione tra i diritti fondamentali, il diritto alla riservatezza, il diritto alla sicurezza e le esigenze generali del paese, dello Stato, degli Stati di perseguire crimini che ai noi sono in crescita, il cyberbullismo, i reati connessi al terrorismo, la violazione del diritto d'autore, numerosi altri reati tipici dell'utilizzo della rete. Gabriella Patrizi è il nuovo prefetto di Teramo. La nomina è arrivata il 29 aprile e oggi c'è stato l'insediamento ufficiale. Succede a Walter Crude. Elisa Liuzzo. Si è insediata lunedì scorso il nuovo prefetto di Teramo, Graziella Palma Maria Patrizi, era alla guida della prefettura ascolana dal Natale del 2011. Sarà il 69esimo prefetto di Teramo, la prima donna in assoluto per la città. Il primo punto da cui partirò sarà proprio la conoscenza del territorio e il rapporto con i sindaci, che spero con i quali spero di avere appunto di stabilire un rapporto sinergico di attività abbastanza forte, speriamo. Tra gli obiettivi del neo prefetto, salvaguardare la legalità attraverso la conferenza provinciale permanente, coordinare al meglio le forze dell'ordine, mediare i conflitti sociali in considerazione del periodo di crisi del tessuto sociale e infine, non per ultimo, verificare il lavoro che viene svolto sul settore immigrazione. Un occhio attento alla legalità e soprattutto alla legalità nell'azione dell'attività amministrativa, nell'azione amministrativa attraverso la conferenza provinciale permanente e con tutti a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti che operano sul territorio provinciale. Quindi sicuramente un'attività di sinergia con gli enti e le amministrazioni operanti sul territorio, sì. Sono tornati a manifestare i rappresentanti dell'Istituto Musicale Braga di Teramo, a manifestare per la situazione della sede di Piazza Verdi ancora inagibile. Vediamo. Il Comitato per il Braga torna a protestare per la situazione della sede del Conservatorio di Teramo. Il palazzo storico di Piazza Verdi è infatti inagibile a causa del terremoto del 2009, ma non per tutti. Docenti e studenti del Braga sono stati trasferiti al Comi di Viale Bovio, ma fino al 30 giugno poi si vedrà. Intanto la segreteria studenti è aperta al secondo piano di Piazza Verdi, nonostante tanto di cartello sulla inagibilità, e al pian terreno le attività di altre associazioni continuano, non curanti del divieto posto dai vigili del fuoco ormai 7 anni or sono. Presto tutto questo arriverà sul tavolo dei magistrati della Procura di Teramo. Intanto i rappresentanti del comitato si dicono stufi di annunci, chiacchiere e valzer di promesse da parte del Comune di Teramo e annunciano manifestazioni eclatanti nelle prossime settimane. Noi non commetteremo l'errore fatto un anno fa, cioè noi non abbandoneremo mai
la sede del COMI per le attività della scuola fin quando non ci sarà un luogo alternativo, ma soprattutto un luogo adeguato. Quindi questo sicuramente non accadrà. Fermo restando che però questa situazione di incertezza va chiarita e va chiarita una volta per tutte. Se non ci saranno risposte dall'amministrazione locale, dalla provincia, insomma vedessero loro, perché ormai noi faremo altri passi, perché vorremmo innanzitutto interessare il nuovo prefetto di questa situazione, così lo portiamo a conoscenza, che un ente statale deve subire questo tipo di discorso. Poi eventualmente avevamo già pronti l'anno scorso e ci siamo calmati un ricorso al difensore civico per un diritto allo studio che viene costantemente negato, e eventualmente poi potremmo anche prendere in considerazione qualcosa a livello di Procura della Repubblica. Un sit-in di protesta da parte di alcuni cittadini di Montegualtieri, di Cermigliano, in provincia di Teramo, questa mattina davanti alla sede della Regione Abruzzo a Pescara, per contestare la decisione dell'azienda unica di trasporti per cui la nuova società ha cancellato l'unico bus che collega la frazione al paese e consente agli anziani di essere autonomi. Ascoltiamo. Si fa presto a dire di voler salvaguardare e valorizzare le aree interne se poi si taglia sui servizi essenziali come quelli del trasporto pubblico. Un gruppetto di cittadini di Montegualtieri di Cermignano hanno manifestato questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara contro il taglio dell'unica corsa della TUA, l'autolinea regionale, che consentiva ai 500 residenti della frazione, per lo più anziani e donne rimaste vedove con i figli lontani, di raggiungere il piccolo centro di Cermignano, 1500 anime sulle montagne del Teramano. In quelle zone oggetto di uno spopolamento quasi irreversibile, il trasporto riveste anche e soprattutto un ruolo sociale. Di questo noi ne siamo fermamente convinti, e infatti oggi la protesta è anche per questa ragione, cioè è un servizio sociale, è un servizio che i cittadini vogliono, è un servizio che rende questi cittadini ancora vivi e vogliosi di restare in quel paese che ultimamente sta per c'è un calo demografico poroso. Quindi bisogna dare atto a queste persone che rimangono in questi paesi di dare forza e di non privarli di quei minimi servizi essenziali per rendere la loro vita più vivibile. Oggi all'Aquila la presenza di Gianni Letta, la scelta del logo per l'iniziativa di solidarietà finanziata dalle aziende impegnate nella ricostruzione, il Fondo Etico. Nuovo e originale logo scelto con un concorso di idee a cui hanno preso parte le scuole aquilane per il Fondo Etico dell'ANCE, che ha raccolto per ora oltre 100.000 euro di versamenti volontari delle imprese impegnate nella ricostruzione, già messe a bando per iniziative culturali e imprenditoriali. La cerimonia è stata l'occasione per il presidente del fondo, Aldo Mancurti, di fare il punto della raccolta fondi. Il primo semestre lo conoscete, adesso aspettiamo entro il 28 o il 30 agosto i secondi versamenti, quindi quelli relativi agli stati d'avanzamento dal 1 gennaio al 30 giugno 2016. Siccome i cantieri sono in fase di avanzata lavorazione, crediamo che i fondi arrivino più cospicui di quelli del 2015. Presente anche l'ex sottosegretario di Stato Gianni Letta, presidente onorario del fondo, che rivendica i meriti del governo Berlusconi nell'epocale sfida della ricostruzione e giudica ingenerose le critiche di chi ritiene che solo ora il processo sia sbloccato. Non voglio far polemica, ma mi sembra ingiusta una ricostruzione del genere, oltre che ingenerosa, perché tutti sanno quali furono le difficoltà. E il lavoro fatto durante il governo Berlusconi è stato preparatorio per i risultati di oggi. Non ci sarebbe quella selva di gru oggi, non procederebbe così spedita la ricostruzione oggi, se non si fossero risolti tutti i problemi di natura legislativa, burocratica, amministrativa, tutti i rapporti tra i vari soggetti chiamati a dare il loro contributo. È stato un lavoro lento, faticoso, che noi abbiamo preparato e svolto, che ha consentito oggi di raccogliere i risultati. Entra nel vivo il Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli. Questa mattina a Chieti si sono riunite le giurie popolari. Vediamo. Si è svolta questa mattina nella sede della provincia di Chieti l'assemblea conclusiva del lavoro delle giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli, giunto alla 11ª edizione. La manifestazione organizzata in sinergia dal Comune di Pescasseroli, dalla giuria del Premio Croce e dalla dirigenza del liceo classico Gian Battista Vico di Chieti ed è inserita nel cartellone del Maggio Teatino 2016.
Ad ognuna delle giurie popolari è stata assegnata una delle tre sezioni del premio Croce: saggistica, narrativa e letteratura giornalistica. Quasi commovente, devo dire, la partecipazione di questi ragazzi, perché spesso diciamo, vabbè, non importa niente, questi ormai il telefonino, il web. E invece i dati dicono che si è tornati alla lettura del cartaceo. C'è un leggero ma significativo incremento nella lettura dei libri e delle pubblicazioni in genere. Questo è confortante perché significa che la superficialità sta facendo posto lentamente alla riflessione. E il premio vuole contribuire nel ricordo di Croce proprio a questo. Nell'occasione è stato presentato anche l'ultimo romanzo della scrittrice Dacia Maraini, intitolato La bambina ed il sognatore. Campli e Porto Sant'Elpidio insieme per l'artigianato locale. Domani, sabato 28 maggio, dalle 10 alle 22, la mostra mercato delle migliori aziende calzaturiere. Un salotto diffuso in scena per tutta la giornata di sabato tra artigianato e gusto, quindi con la collaborazione anche di Porto Sant'Elpidio. Sì, certamente è una bella manifestazione perché ci vede molto vicini, uniti, e parteciperà anzi anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, sarà presente durante la giornata e ci sarà la possibilità appunto di comprare queste scarpe che in genere troviamo nelle Marche e ci rechiamo nelle Marche per fare le spese nelle varie aziende. Aziende calzaturiere famose nel nostro centro Italia, e quindi sabato per tutta la giornata le troverete a Campli, proprio a portata di mano. Noi facciamo di tutto per promuovere il nostro territorio in tutti i modi, attraverso il turismo religioso, attraverso il turismo ambientale, attraverso le mostre, mercato come questa, attraverso gli eventi culturali come per esempio il cortometraggio che abbiamo realizzato da poco con Maria Grazia Cucinotta. Il tutto è finalizzato a promuovere appunto un'attività commerciale nel nostro territorio e a dare opportunità di lavoro ai giovani, e infatti qualcosa si comincia a muoversi. Il 2 giugno verrà inaugurato un B&B proprio nel centro storico di Campli, e quindi qualcosa si sta muovendo, noi siamo molto contenti. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B. Oggi la penultima seduta per il Pescara, che domani effettuerà la rifinitura sempre al Poggio, sempre a porte chiuse, subito dopo la partenza per Novara. In serata il capitano Ledian Memushai farà il suo ritorno dal ritiro della nazionale albanese e parteciperà alla seduta di rifinitura col gruppo. Per il tecnico Oddo i nodi da sciogliere sono in difesa: se Campagnaro starà bene sarà titolare, quasi certamente Fornasiera al suo fianco. Ballottaggio tra Crescenza e Vetturini. Nel pomeriggio l'allenatore del Pescara ha anche parlato della semifinale playoff. Vediamo. È una sfida tra il Pescara e il Novara, i cui allenatori sono Ode Baroni, quindi Baroni era qui l'anno scorso, adesso ha fatto una grande stagione a Novara, è lì e io sono qui, quindi non è una sfida nella sfida. Qua conta solo una cosa: chi va in Serie A, chi vince questa partita per poi giocarsi la finale, quindi non è che conta l'allenatore che c'è in panchina. Ma un punto di forza certamente sono una ottima solidità difensiva e le ripartenze dei giocatori che ha davanti, al contrario di quello che si dice. È una squadra costruita secondo me per centrare i playoff, perché ha giocatori di assoluto valore e penso che abbia fatto in questo campionato il minimo che potesse fare, come noi, raggiungere i playoff. Ma non c'è un favorito. Io, se chiedete a me, nella mia testa i favoriti siamo noi, ma è una cosa che ho nella mia testa, non c'è una favorita oggettiva. Io penso che sono pienamente convinto che questa squadra può arrivare fino in fondo, però poi alla fine parla sempre il campo, quindi oggettivamente una favorita non c'è. È ovvio che noi abbiamo un piccolo vantaggio, che è quello che con due pareggi passiamo noi, o
una stessa differenza reti nelle due partite passiamo noi, quello è un piccolo vantaggio che ci siamo procurati arrivando davanti, ma è un vantaggio lieve, nel senso che poi sappiamo benissimo che il Novara è una squadra che fuori casa ti può mettere in difficoltà come lo può fare in casa. Andremo a Novara per vincere come sempre, per provare a vincere come sempre, quindi non, certamente non ci facciamo condizionare dal fatto che ci possono per esempio bastare due pareggi, noi siamo quelli, dobbiamo essere e saremo quelli fino in fondo. Ci serve fare una prestazione come abbiamo fatto il più delle volte, ci serve essere convinti come lo siamo sempre stati, ci serve avere entusiasmo e non euforia, non superare quell'asticella che può procurare dei problemi. Stiamo bene, io sono sereno, la squadra spero che non sia troppo serena, ecco. Perché bisogna avere anche un po' di pepe. E ora le designazioni arbitrali per la semifinale d'andata che si svolgerà domenica alle 18.30 allo stadio Silvio Piola di Novara. Sarà diretta da Fabrizio Pasqua di Tivoli, gli assistenti saranno Bottegoni di Terni e Bindoni di Venezia. Ora passiamo invece alla Lega Pro, domani pomeriggio l'Aquila si gioca il tutto per tutto a Rimini. La squadra rosso-blu non potrà fare altro che vincere per mantenere la Lega Pro. Diverse le assenze per Carlo Perroni che dovrà fare a meno di Sanni, Boulevardi, Pesoli, San Domenico e Ceccarelli. Gianmarco Menga. La palla esce ancora, attenzione, opportunità per Benzaglio, palla in verticale, Triarico, occasionista per l'Aquila, dietro, attenzione, è la paratissima di Azzolino, il gol dell'Aquila! 90 minuti per giocarsi il presente, ma soprattutto il futuro calcistico di un'intera città. L'Aquila è partita per Rimini, dove domani alle ore 16 scenderà in campo per il ritorno dello spareggio contro i romagnoli di Acori. I rossoblù di Perrone si giocano la permanenza in Lega Pro, ma non solo. Per il futuro del club è infatti imprescindibile mantenere il professionismo in città. Lo sanno i giocatori, ma ancora di più i tifosi, che in settimana hanno finalmente risposto all'appello, organizzandosi con pullman e auto. Si prevede un vero e proprio esodo, con almeno 300 tifosi aquilani sugli spalti del Romeo Neri di Rimini. Sul fronte formazione il tecnico dell'Aquila, Perrone, dovrà fare a meno di una folta lista di indisponibili: Boulevardi, Ceccarelli, Pesoli e Sanni per infortunio, San Domenico per squalifica. In compenso ha recuperato dall'attacco influenzale Simone Piva, che comporrà il trio difensivo con Maccarrone e Cosentini. Per il resto l'allenatore dell'Aquila è orientato a confermare l'11 di una settimana fa, che ha impattato per 1-1 al Fattori. Spazio quindi a Triarico e Ligorio sugli esterni della mediana e al trio De Francesco, Benzaglia, Manuel Mancini nel mezzo. In settimana si era anche paventata l'ipotesi di Milicevic, playmaker, in luogo di Benzaglia, ma l'ottima condizione fisica di quest'ultimo ha convinto Perrone a non cambiare. L'unica grande novità è attesa in attacco, con il giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini, titolare al fianco del capitano De Sousa. L'incognita maggiore però, più che sui dubbi di formazione, è sul clima torrido che l'Aquila troverà domani a Rimini. Si attendono infatti temperature rigorosamente estive. Ma il clima sarà ancora più torrido sugli spalti, con i riminesi a spingere i ragazzi di Acori, che potranno anche permettersi di pareggiare per ottenere la salvezza, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Per questo l'Aquila sarà costretta a vincere. Appuntamento con la storia, sabato 28 maggio alle 16, stadio Romeo Neri di Rimini. La prossima settimana dovrebbe essere presentato il nuovo allenatore del Teramo, Lamberto Zauli. Anche per il direttore generale biancorosso Gianluca Scacchioli, la scelta del tecnico è stata dettata dalla possibilità di aprire un nuovo ciclo, come è successo con Vincenzo Vivarini. Lo ascoltiamo. Diciamo che il più con Zauli è fatto, sì, vero? Sì, più o meno è stato quasi tutto definito, però c'è bisogno di aspettare qualche giorno per sistemare altre situazioni, quindi penso che in una settimana al massimo riusciremo a fare la presentazione. Un progetto, ha detto il presidente Campitelli, a medio-lunga scadenza. È chiaro che il Teramo con Zauli vorrebbe aprire un nuovo ciclo, come è stato con Vivarini, più o meno ci siamo? L'intenzione e lo spirito deve essere quello, perché quando è un allenatore nuovo credo che bisogna che ci sia un progetto dietro, che ci sia oltre la fiducia ovviamente, ma bisogna abbinare il progetto, come ripetevo poco fa, quindi questo credo che sia essenziale per la scelta, è stato essenziale.
Cosa vi ha convinto di Lamberto Zauli? Che cosa aveva in più rispetto agli altri candidati? In più speriamo che poi lo dimostri il campo. Sicuramente era un allenatore che conoscevamo, l'abbiamo visto sul campo e questo fa tanto, perché quest'anno allenava Sant'Arcangelo, che è una squadra che è stata nel nostro girone. Poi abbiamo parlato tecnicamente, più o meno molte cose convergevano, ha sposato il progetto Teramo in maniera spontanea, secondo me non rinunciando alle ambizioni. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Thank you.